Il mese di ottobre è un mese per tante cose, non soltanto per quanto riguarda la prevenzione dei tumori al seno, ma anche è un mese che riguarda l'educazione finanziaria, un'iniziativa ministeriale che prende in esame le situazioni delle imprese e delle famiglie per cercare di tenere sano il budget familiare. Ebbene, a Fano sono previsti 3 incontri che sono stati presentati dall'assessore alle finanze, Sara Cucchiarini. 3 incontri che inizieranno, il primo, mercoledì 25 ottobre alle 10.45 nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone, al quale sono interessati anche gli studenti del Polo 3. Abbiamo colto con favore, facciamo tante attività durante questo mese anche autonomamente o con altri enti, ma abbiamo colto con favore l'invito del Comune di Fano perché portare i nostri ragazzi a confrontarsi con esperti sul mondo dell'imprenditoria e quindi favorire la cultura dell'imprenditorialità è uno degli obiettivi dei nostri percorsi di studio della nostra scuola, ma direi più in generale dovrebbe essere un obiettivo un po' per tutte le scuole perché aiuta i ragazzi a sviluppare la creatività, a guardare oltre, a dover immaginare il futuro, a analizzare il contesto in cui vivono, a valorizzare il territorio. Poi il nostro è pieno di ricchezze, quindi perché non riflettere un po' meglio su quello che si può fare? Il secondo incontro si tiene giovedì 26 ottobre alle ore 18 nella casa della comunità Don Paolo Tonucci del Vallato. Il tema è la gestione del bilancio familiare. Sì, è un incontro rivolto alle famiglie, in particolar modo dobbiamo dire alle donne, che sono sicuramente le persone che più si occupano di quello che è il budget familiare, la gestione della casa. Questo incontro si inserisce nell'ambito di un'iniziativa più ampia che è la Casa dell'Intercultura, appunto ogni giovedì dalle 17 alle 19 il centro del Vallato ospiterà varie iniziative rivolte alle famiglie di straniere che sono presenti nel nostro territorio. In particolare questo giovedì 26 ottobre avremo la possibilità di dare alcuni strumenti, alcune informazioni per risparmiare rispettando però anche l'ambiente. Il terzo incontro si tiene lunedì 30 ottobre alle ore 17.30 nel paricentro di via Montevecchio. Il tema è crisi da sovraindebitamento. Ovviamente affidandosi a dei professionisti, che può essere quindi un organismo di composizione della crisi formato da avvocati e commercialisti che possono esaminare la situazione debitoria e che si può fare questo piano di ristrutturazione dei debiti presentando questo piano di risanamento che verrà poi omologato dal giudice. In quel momento se effettivamente il debitore quindi continuerà quindi a assolvere questo suo impegno quindi di pagare queste rate, vedrà proprio liberarsi, quindi diciamo così spazzata via la sua situazione debitoria precedente. Sì, 3 appuntamenti di divulgazione su materie che molto spesso sono lasciate agli addetti al settore, le materie di ordine economico finanziario, per passare dei messaggi importanti e per comunque fare un po' di cultura, di divulgazione anche sulle materie finanziarie.